Allora, ieri ho lasciato il Parlamento verso le 19, sono andato in centro a piedi, all'ingresso del centro, insomma, in uno dei ponti in cui si accede proprio al centro città, sono stato fermato da due addetti alla sicurezza che mi hanno chiesto di aprire la borsa che avevo con me, la borsa del computer. E poi sono andato in albergo, ho lasciato la borsa e ho fatto questa passeggiata. Ho sentito a un certo punto dei colpi, 6-7 colpi in sequenza che ovviamente non avevo associato degli spari, poi ho sentito gridare, insomma, molta concitazione e poco più avanti ho visto due persone a terra con della gente intorno che appunto chiamava, chiedeva aiuto. In poco tempo, in pochi istanti, sono arrivate 3 o 4 auto della polizia e hanno cominciato appunto a gridare, a dire liberate le strade, scappate, trovate riparo, non state qui, liberate la zona. E non avevo ancora in realtà collegato l'idea che fosse un attentato terroristico, ma uno dei poliziotti fra i tanti che c'erano l'ho sentito gridare 2 volte terrorist, per cui ho capito che insomma secondo loro era quello di cui si trattava. Abbiamo cominciato a correre insieme a due ragazzi, due passanti che erano lì insomma con me per caso, due ragazzi giovani, un ragazzo e una ragazza. Visibilmente scossi, mentre correvamo, la polizia ci ha gridato ancora via da qui, quindi abbiamo suonato ad un portone che fortunatamente ci hanno aperto e che dava accesso a un cortile interno dove ci siamo rifugiati. Siamo stati lì un po' di tempo, poi la ragazza continuava a piangere, insomma, era visibilmente colpita. Abbiamo suonato a un paio di abitazioni, le prime due, devo dire, non ci hanno aperto, e la terza c'erano due ragazzi giovani che ci hanno fatto entrare, e, insomma, ci hanno accolto e siamo rimasti lì fino a verso, almeno io sono rimasto lì fino a verso le 23. Poi ho visto che fuori la situazione sembrava più tranquilla, anche se la città era deserta e c'era comunque il coprifuoco, insomma, l'invito del sindaco e della polizia a non uscire di casa, ma il mio albergo era un centinaio di metri di distanza da lì, per cui insomma, ho deciso di uscire, ho fatto una corsa e ho raggiunto il mio albergo. Stamattina la situazione sembra più tranquilla, anche se so che le indagini sono in corso, in centro non ho visto particolari, insomma, spiegamenti di forze e il Parlamento ha ripreso regolarmente le sue attività.